La legge dopo di noi per l'assistenza a persone con gravi disabilità e prive del sostegno familiare a meno di 6 mesi dalla sua entrata in vigore è già operativa. Il decreto attuativo firmato dai Ministeri delle Politiche Sociali, della Salute e dell'Economia ha previsto la ripartizione del fondo istituito dalla legge, 90 milioni di euro che verranno distribuiti alle regioni. Per la Sardegna, secondo quanto si legge in un comunicato del senatore del PD Silvio Lai, arriveranno 2 milioni e 600 mila euro in base alla popolazione tra i 18 e i 64 anni. Le risorse saranno disponibili già dai primi mesi del 2017 e potranno essere utilizzati per avviare programmi di intervento e progetti per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità senza familiari. Tra le altre cose, il provvedimento prevede anche interventi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o in gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ma anche la realizzazione di interventi innovativi di residenzialità mirati alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing. Ora anche la Regione Sardegna avrà la possibilità di utilizzare le novità introdotte dalla normativa e integrare i fondi stanziati per consentire di avviare interventi nei confronti di persone che saranno sole e i cui familiari hanno bisogno di sapere che le istituzioni si occuperanno di loro. Serve partire con iniziative in tutta l'isola e occorre particolare attenzione alla possibilità che siano le piccole comunità quelle più adatte ad accogliere le strutture da finanziare.